Il sindacato FIALS, tramite il segretario provinciale Costanzo, denuncia la preoccupante situazione di carenza di personale all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. Il personale sanitario, tra cui infermieri, tecnici e OSS, soffre da mesi per la mancanza di risorse adeguate in diversi reparti, compromettendo la qualità delle cure. Sono reparti emblematiche come la ginecologia di Potenza, la medicina del presidio di Potenza, che hanno una carenza di personale sia OSS che infermieristico, che comunque c'è un sovraccarico sia di lavoro e anche un depensionamento stesso degli infermieri. La direzione ospedaliera, nonostante le ripetute segnalazioni, dicono ancora non ha adottato misure efficaci per risolvere i problemi. La carenza di OSS ha causato un sovraccarico per il personale esistente, esponendo i lavoratori a rischi e demansionamenti. Nonostante la graduatoria del concorso regionale per OSS sia stata pubblicata di recente, le assunzioni arriveranno solo dopo l'estate, fanno sapere ancora dalla FIALS, quando i dipendenti saranno già esausti. Il sindacato chiede un intervento urgente da parte della direzione per garantire condizioni di lavoro dignitose e prevenire disagi ai pazienti. Queste tematiche credo che si devono portare per forza a livello politico, a livello regionale, per confrontarci quali sono le linee guida, le dotazioni organiche, i fabbisogni del personale, il numero previsto per ogni unità operativa e servizio delle varie figure professionali. Si fanno dei calcoli nell'azienda ospedaliera San Carlo, ma noi non abbiamo i dati su quale base vengono fatti questi calcoli. Sono delle linee guida che il direttore generale ci rappresenta, ma queste linee guida dell'Agenas per essere messe in atto devono essere comunque condivise e recepite dalla regione. Ciò che non è avvenuto, è sperimentato, cioè quelle che succede in Puglia vengono applicate le linee guida Agenas, stanno sperimentando negli ospedali, quindi con dei dati certi e con la massima trasparenza. Qui invece vediamo dei calcoli che fa solo la direzione generale, sulla base di quali dati non lo sappiamo.